Quando perdi, non perdi una lezione. Salve a tutti, bentornati con Francesco Espresso. Oggi mi trovo a Petronà, il mio paese natale, con un carissimo amico del quale andiamo a scoprire subito chi è e di che cosa si occupa. Grazie Francesco, io mi chiamo Luigi Rizzuti, ho 36 anni, vivo a Petronà e come lavoro faccio l'agente di commercio per un'azienda di integratori alimentari nel canale farmacia. Perfetto, grazie Luigi. Allora, ieri stavamo passeggiando per il paese e si parlava del cambiamento. Ho sternato la mia riflessione dicendo che l'essere umano, più di ogni altra specie, è stata quella che in assoluto ha dimostrato la capacità di adattarsi al cambiamento, quindi di evolversi. Ci conosciamo da un po' di tempo e ho visto, diciamo, diverse fasi. Il primo cambiamento che ha portato alla tua vita, da quando, diciamo, ti sei avvicinato allo studio e alla pratica dello yoga, come ti aiuta questa nuova pratica e questo nuovo studio a comunicare agli altri e a te stesso chi sei e quello che pensi? Io per poter fare questo percorso ho dovuto fare un reset di tutte le impostazioni culturali e religiose dell'ambiente in cui vivo. Mi interesso di filosofia orientale, di yoga da circa 12 anni. Due anni fa ho fatto anche il corso per insegnare lo yoga, perché poi lo yoga non è solo pratica ma è anche soprattutto teoria ed è una disciplina spirituale soprattutto, ed è un processo di autoconoscenza, quindi conoscersi per essere, per arrivare alla parte più profonda di noi stessi, che è l'amore, l'armonia, la verità, la conoscenza. E per poter fare questo bisogna mettere in discussione alcuni, come dicevo prima, alcuni principi e ricercare, perché la parola, diciamo, chiave è la ricerca. Poi si può sintetizzare sul giusto equilibrio tra la ragione e la fede, che una fede eccessiva può portare al fanatismo e invece una ragione eccessiva può portare al nichilismo oppure al cinismo. Quindi, se posso sintetizzare, ecco, la mia ricerca è quella di trovare un equilibrio costante tra la fede e la ragione. Mi piace questo concetto dell'equilibrio tra ragione e fede, perché appunto gli estremi non vanno bene da nessuna parte, sia che sia un eccesso di fede che sia un eccesso di ragione. Quindi diciamo che, volendo trovare una parola chiave a questo video, è equilibrio. Pensando a chi là fuori purtroppo trova ancora difficile esprimersi e farsi sentire, hai qualche consiglio da condividere affinché questo non accada? Il consiglio principale che mi sento di dare è quello di ritirarsi dalla vita sociale per 5 minuti, 10, mezz'ora, un'ora, un giorno intero. Ritirarsi, trovare i propri spazi, non ritirarsi in che senso? Nel senso che poi ognuno continua a fare la sua vita, il suo lavoro, frequentare le stesse persone, però con un certo distacco. Il distacco è importante perché il distacco ti permette di uscire fuori dall'inconscio collettivo, no? Abbiamo sia un inconscio individuale che un inconscio collettivo, che è una serie, una mescolanza di pensieri, di idee, di desideri insoddisfatti. Tutto ciò crea una sorta di controllo sociale, anche del pensiero soprattutto. Quindi nel momento in cui ci si ritira, inizia a staccarsi da questo inconscio collettivo e si prende per mano la propria vita, cercando di direzionarla secondo i propri principi e i propri valori. Molto importante potersi esprimere liberamente, e qui infatti ringrazio Francesco per questa intervista, che anch'io ti seguo tantissimo. Cioè, noi non possiamo essere liberi, poi alla fine di libertà si sta parlando, no? La libertà di espressione, che può essere sia una libertà esteriore, nel senso che dal leggi che ci consentano di essere liberi, ma la libertà è anche e soprattutto una questione interiore, cioè noi siamo liberi quando effettivamente abbiamo tolto tutta quella spazzatura di principi, di cose imposte dagli altri e di situazioni che non ci consentono di dare sfogo a questo anelito, no? di libertà, di conoscenza, di verità. Quindi questo è, diciamo, ritiratevi, questo è il suggerimento che mi sento di dare. Grazie Luigi, anch'io ho avuto momenti, diciamo, in cui mi sono concentrato molto sulla spiritualità e in effetti concordo pienamente sul fatto che è fondamentale ritagliarsi degli spazi personali dove nessuno ha accesso. Ti ringrazio per aver portato questo spunto di riflessione. Mi è piaciuto tantissimo la parte dell'inconscio collettivo, non ci avevo mai pensato, ma in effetti esiste, lo posso vedere adesso che sto riflettendo, quindi inviterai la gente anche a riflettere
su questo, quindi io ti ringrazio veramente di cuore per aver condiviso con noi e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Come sempre vi lascio con la colonna sonora che mi sta dando la forza di andare avanti. Self-expression is freedom. Do not let anyone or anything stop you. Thank you. Grazie.